Buongiorno amici e amiche, buon sabato 19 febbraio 2022. Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 9, versetti 2-13. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte loro soli. Fu trasfigurato a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Commenta il Vangelo per noi, Don Ruggero Lattanzio. La nostra vita ha bisogno di tanto in tanto di salire sul monte Tabor, il monte della trasfigurazione, per recuperare il centro e l'essenza della nostra vita, per riscoprire nuovamente la fonte da cui proveniamo, per rifocalizzare il fine verso il quale tendiamo, in altri termini per risintonizzarci su quello che siamo e dovremmo veramente essere. Questa è l'esperienza della trasfigurazione. Gli apostoli contemplano Cristo glorioso, al di là di ogni passione che deve subire, al di là della croce. Ma la trasfigurazione non può durare per sempre. L'esperienza spirituale, l'incontro meraviglioso con Dio, non può rimanere bloccato lì sul Tabor, facendo tre tende. Bisogna avere il coraggio di scendere nuovamente nella vita di ogni giorno, ma non per tornare a come era prima, ma perché la potenza di quell'incontro possa trasformare la vita ordinaria. La tua vita di preghiera, la tua vita spirituale sia proprio così: salire sul monte per portare la bellezza di Dio a chiunque incontri. Buona giornata, il Signore ti dia pace.